Prende forma il parco Annoscia di Via Suglia. Sono stati ultimati a Bari i sottoservizi relativi al nuovo impianto di irrigazione e alla predisposizione del nuovo impianto di illuminazione. La ditta incaricata ha provveduto a travasare diversi alberi tra le aiuole e nei 6.000 metri quadri di aree cani già presenti a realizzare i nuovi viali di camminamento e a predisporre le fondamenta della nuova area fitness e del primo campo da padel comunale. Non manca ancora molto e presto questo luogo nella periferia barese può diventare un parco pubblico funzionale. Parco Annoscia rappresenta inoltre uno degli obiettivi perseguiti da più tempo dal Municipio 1. Per me è una buona iniziativa anche per quanto riguarda i giovani, per un po' di aggregazione. Per me è una cosa molto positiva. È una cosa buona, specie per i bambini. Specie per loro, i bambini, i ragazzini, perché anche se c'era solo quello andavano continuamente sino a sera tardi d'estate. È bello comunque, per loro è proprio bello. Quel quartiere può acquisire importanza. E dare vitalità a una zona isolata. Sì, diciamo che il problema di questo quartiere è proprio quello, no? Che non ci sono punti di aggregazione per i giovani, quindi è più che altro un quartiere dormitorio. E credo che con la creazione di un parco come questo, no? Il quartiere possa acquisire vivacità, no? Possa acquisire importanza.